Vi ricordate quanto era brutto il Ghost Rider con Nicolas Cage? Perché oggi ve lo raccontiamo, però prima iscrivetevi al canale attivando la campanella degli avvisi. Non si fa che parlare di eventuali e sperati ritorni di Daredevil nel Marvel Cinematic Universe, riflettendo soprattutto sull'amore del pubblico per Charlie Cox nell'omonima serie Marvel Netflix. Ma poco si parla di un possibile e auspicato rilancio di Ghost Rider al cinema o in TV. Si è detto qualcosa negli ultimi anni, specie guardando a Keanu Reeves, quando Kevin Feige disse di volerlo a tutti i costi nel Marvel Cinematic Universe. Ma dopo questo sporadico intervento della rinascita cinematografica dello spirito della vendetta, non si è saputo più nulla. Qualche rumor occasionale di tanto in tanto parla di un possibile sviluppo di un reboot filmico o di una serie televisiva per Disney Plus, magari con un ingresso in progetti come il Blade diretto da Bassam Tariq o nell'attesissima Moon Knight con protagonista Oscar Isaac. Eppure, al momento, del Centauro di Fuoco, lato grande o piccolo schermo, nulla si sa. Quel che è certo, invece, è il suo non così brillante trascorso sotto la curatela di Avi Arad. Produttore dei vecchi Spider-Man di Sam Raimi, riuscì a portare in sala il personaggio esattamente un anno prima che Kevin Feige sviluppasse l'Iron Man di Jon Favreau. Senza dubbio delle tempistiche infelici, questo va riconosciuto, ma è pur sempre vera l'inefficienza del modello produttivo di riferimento, lo stesso che portò a scegliere Nicolas Cage come discutibile protagonista del progetto firmato Mark Steven Johnson, primo di una dimenticabile serie. Inizialmente, nel maggio del 2000, il film su Ghost Rider avrebbe dovuto vedere protagonisti Johnny Depp e John Voight. Alla sceneggiatura, invece, avremmo trovato David S. Goyer e alla regia Steven Norrington, entrambi freschi del successo cinematografico di Blade e ritenuta coppia adatta alla sfida. Non sapremo mai, purtroppo, cosa ci avrebbero regalato i due con un titolo con Depp come protagonista. Confidiamo che avrebbero confezionato un prodotto forse più interessante di quello poi uscito in sala e affidato alla regia di Mark Steven Johnson, il responsabile, non c'è davvero altro modo di dirlo, del terribile adattamento di Daredevil con Ben Affleck uscito nel 2003. Come spesso accaduto dopo il primo Spider-Man, l'intenzione di Hollywood non era quella di rispecchiare al cinema uno stile fumettistico solido o valido, ma solo di adattare secondo le carte di genere, nel caso specifico action horror, il materiale originale. Il look è tetro e spiazzante, ma in fondo funzionale alla storia dello stuntman Johnny Blaze, personaggio che per salvare la vita del padre malato di cancro stringe un patto con Mefistofele. Lui però lo inganna e riesce a legare la sua anima a quella di uno spirito della vendetta per il proprio interesse, nello specifico quello di sconfiggere uno dei suoi figli, Blackheart. Il fascino di vedere un personaggio tanto oscuro e intrigante finalmente portato in vita sul grande schermo collide con la disgraziata visione di Johnson. Non riesce mai a sintetizzare come avrebbe dovuto la giusta formula, creando un mix di qualità spesso dubbia, soprattutto in chiave di regia e dialoghi. Un mix che però è riuscito in qualche modo a convincere il pubblico grazie ai suoi effetti speciali e all'interpretazione di Nicolas Cage, invece affossata dalla critica. Se Spider-Man era stato fino a quel momento il cinecomic esempio da seguire, Daredevil era considerato l'esatto opposto, la trasposizione da tenere a debita distanza, forse una delle peggiori mai partorite da Hollywood. Nonostante il responso critico, comunque, l'adattamento con Ben Affleck riscosse un discreto successo di pubblico, portando anche allo sviluppo di uno spin-off dedicato ad Elektra e convincendo soprattutto gli studios a ingaggiare nuovamente Johnson per la regia di un cinecomic. Tutto però senza spiegargli in minima parte la gravità celata nella sua visione artistica e stilistica. Forse è per questo che in Ghost Rider ricadde negli stessi errori senza tentare di porvi rimedio, pur riuscendo comunque a mettere insieme alcuni momenti di sano hype e gustoso intrattenimento. Il paradosso principale di Ghost Rider resta però lui, Nicolas Cage. Al tempo usciva dalla sua fase di attore tra i più richiesti di Hollywood per entrare in quella da outsider a tutto tondo. Questo dopo il flop di The Weatherman e Il Prescelto, titoli spartiacque della sua carriera. Divertente, dunque, che proprio un personaggio dannato sia quello interpretato da Cage in un momento tanto delicato della sua vita lavorativa. Interessante anche per la sua performance a tratti equilibrata, ma molto spesso sopra le righe. Non è un caso, dopo tutto, che sia stato creato anche un meme da una delle scene. Come se non sapesse più chi essere, se il Cage in gabbia o quello più libero di esprimere la propria espressività ed esagerazione.
si può quasi affermare che proprio Ghost Rider consegnò l'attore alle schiere di interpreti dannati dall'infernale cinema statunitense. Motivo che rende però estremamente interessante il suo lavoro su Blaze e il modo d'approccio al personaggio. Personaggio che sentiva suo, legato alla propria anima da infuocate catene invisibili, nonostante apparisse agli occhi di tutti i cinefili e dei fan sfegatati, uno dei miscasting più clamorosi di quella che era allora la recente storia del cinema. E voi ve lo ricordate il film? È ancora così terribile a distanza di anni? Fatecelo sapere nello spazio dei commenti qui sotto.